pomeriggio a tutti. Prima di iniziare la conferenza stampa lascio la parola per una premessa al direttore sportivo Mocci. Prima di tutto, buonasera. Volevo parlare in spagnolo perché voglio che il messaggio che esce da me ha la chiarezza sufficiente, ma anche voglio che lo prenda il mio tifosi, lo vuoi fare in italiano, ma con una piccola nota per non sbagliare con il mio ancora primo italiano. Okay? Tolgo poco tempo al mister alla vigilia di una partita così importante, ma ci troviamo costretti a fare chiarezza. Sono troppi giorni che la Roma viene descritta sui giornali come una società in smolitazione. Addirittura ho letto che staremo cedendo calciatori a loro insaputa. Si tratta di una descrizione dei fatti molto distante dalla realtà. Non può essere una colpa avere in rosa tanti calciatori forti che interessano a grandi club. Se arriverà una offerta concreta, sarà il mio dovere come direttore sportivo valutarle, come vengono valutate la mia quando contatto gli altri direttori sportivi. Lo stesso che ho fatto quando era a Siviglia e che fortunatamente ha avuto qualche risultato. E anche qui, lo stesso che là, mi trovo in la condizione di prendere tutti i decisioni che ritengo giusto prendere. Sono 100% convinto che ho fatto il triplo di telefonate per cercare il calciatore per la Roma verso gli altri direttori sportivi che quello che io ho ricevuto. Voglio essere chiaro una volta per tutte. La Roma non va a caccia di offerte in giro per il mondo e soprattutto non vuole ridimensionare la rossa. Anzi, lo dico anche ai miei tifosi, il nostro obiettivo è sempre lo stesso, rinforzare la squadra. Un direttore sportivo è sempre contento quando i nomi dei calciatori che sta seguendo non escono sui giornali, ma non pensate che stiamo dormendo. Grazie. Grazie al direttore sportivo del mercato, quindi ha parlato chi ha competenza a parlare. Questa è la conferenza stampa prepartita di Roma. Vi prego di attenervi a argomenti tecnici nella conferenza con il mister. Possiamo iniziare. Spinelli, Roma Radio. Buongiorno mister, volevo sapere che settimana è stata per la squadra e come ha trovato i ragazzi dopo la pausa. Ma sicuramente questa pausa dal mio punto di vista a livello di strutturazione non mi è piaciuta, ma va al di là di come ci siamo arrivati con i risultati precedenti, ma perché tu prepari una partita dopo l'obbligo di dare ai giocatori una settimana di vacanza e avere una settimana solo per preparare la partita non è il meglio. Devo dire che i ragazzi si sono presentati bene, nonostante abbiamo avuto qualche piccolo fuori programma, a partire da Diego Perotti, a seguire a Gonalon, che non ci ha permesso magari di avere tutti i giocatori a disposizione per questa partita molto importante. Però i ragazzi li ho trovati bene, motivati, con la voglia di andarsi a riprendere quello che abbiamo lasciato un pochino per strada. Credo che più che una settimana di vacanze per ricaricarsi, prima di tutto psicologicamente, non potevano avere di meglio. E sono convinto e pretendo la massima concentrazione e attenzione da qui alla fine del nostro percorso, che non è solo il campionato ma anche la Champions. Paonessa, Roma TV. Eccoci mister, buongiorno. Parlava di punti lasciati per strada nell'ultimo periodo di campionato, le dico allora cosa ha chiesto in più alla squadra già a partire dalla partita contro l'Inter? Ma prima di tutto concretezza.
in quello che andiamo a fare, in quello che abbiamo sviluppato in questo periodo, ritrovare anche la squadra che abbia la spensieratezza, la forza, la qualità delle giocate che ha avuto in precedenza. Io non mi posso soffermare solo sul primo tempo dell'Atalanta, dove la squadra fondamentalmente non ha giocato o alle prime difficoltà si è intimorita. Per quello, per giocare a calcio, per cercare di crescere, di migliorare, ci vuole coraggio. Coraggio anche nei momenti di difficoltà, mettere da parte la paura e mettere davanti il coraggio. Questo è quello che ho chiesto principalmente ai miei calciatori. È ovvio che poi abbiamo fatto tante valutazioni tecnico-tattiche per andare a migliorare quello che non è andato nell'ultimo periodo. Ma principalmente, ribadisco, dobbiamo migliorare questa capacità di essere pericolosi sotto porta, ma non tanto di essere pericolosi, di essere determinati, decisi. Mi piace ridire una torta cattivi, perché è una cosa che non la trovi con loro. L'abbiamo allenato il discorso di essere, di attaccare meglio la porta sotto tutti i punti di vista. Mangiante, Sky Sport. Vado diretto, senza lunghe premesse. Dzeko domani gioca dal primo minuto? Sì, sì. Motivatissimo, voglioso di far bene. Giocherà sicuramente dal primo minuto. Sarà della partita e mi auguro che possa essere determinante come lo è stato in tante altre occasioni. Poi, per cortesia, se era possibile fare un po' di chiarezza sulla condizione di alcuni giocatori. Uno è De Rossi, che insomma, si sta allenando questi giorni, però vuole sapere se sta bene. E chiudo con l'ultima questione, se Florenzi verrà confermato nella sua posizione abituale di esterno basso. Una è tattica e una è fisica. De Rossi sarà convocato con la speranza di poterlo recuperare o di giocare o metterlo a disposizione per domani. Sarà, mentre Gonalon e Perotti non saranno convocati per la gara, rimarranno qui, uno con un infortunio differente dall'altro. Perotti con la speranza di recuperarlo magari per la prossima con la Sampdoria in casa, e Gonalon sarà un pochino più lunga come tipo di infortunio. Mentre per quanto riguarda Florenzi, ho sempre detto che ha la qualità di poter giocare basso, avanti e in mezzo. È ovvio che in base a quello che sarà anche il recupero di De Rossi verranno fuori le mie scelte. Per quello oggi non vi darò niente di particolare dettata dagli uomini, anche per non dare vantaggi ad altri. Come non me li danno a me, non li voglio dare. Però abbiamo lavorato con lui un po' in tutte queste posizioni che ti ho detto. Di Carlo, Mediaset. Buongiorno Di Francesco. Di seguito al discorso che ha fatto il direttore sportivo Monci, lei sa bene che questa è stata una settimana complicata, dove i tifosi hanno avuto magari un po' la sensazione di smarrimento, leggendo, sentendo, a ragione o a torto, molte voci. Lei si sente di mandare un messaggio, come ha fatto il direttore sportivo, tranquillizzando i tifosi che questa stagione, tra virgolette, non è finita, cioè c'è ancora tanto da conquistare, c'è ancora, se poi ce lo vuole dire, capire bene qual è l'obiettivo che porterà la Roma a costruire il suo futuro da qui ai prossimi mesi? Ma io credo che un futuro un po' già ce lo siamo costruiti, ma al di là di quello che ha detto il direttore, che riguarda in particolar modo il mercato, quello che sono le idee della Roma come società, io sono sereno e per quello voglio che la squadra, più che tranquillizzare i tifosi, noi dobbiamo portare delle prestazioni, degli atteggiamenti giusti. Per quello è inutile le mie parole, le chiacchiere se le portano nel vento. Io sono uno che non mi piacciono tanto le parole, mi piacciono i fatti. Per quello in questo momento noi abbiamo fatto pochi fatti, o perlomeno abbiamo fatto un ultimo periodo in cui non abbiamo dimostrato di essere quelli che erano, quei giocatori che hanno, paragoniamo sempre la partita col Chelsea, ma che hanno avuto un periodo ottimo in cui la squadra dava determinate sensazioni, le abbiamo un po' smarrite, le dobbiamo ritrovare il prima possibile. Quello abbiamo lavorato in questo senso e mi auguro, e voglio essere determinato in questo, di riportare ad avere questo entusiasmo. Noi dobbiamo trascinare loro, non il contrario, perché sappiamo che il sostegno della gente, dei tifosi, come è stata l'ultima partita con l'Atalanta, perché bisogna dirlo, ci hanno incitato fino all'ultimo minuto. Poi uno sceglie se applaudire o fischiare ed è libero di farlo, perché siamo noi che determiniamo questo. Perché dobbiamo ritrovare gli applausi della nostra gente, l'incitamento che c'è stato, con le prestazioni, non con le chiacchiere, al di là di chi scende in campo, perché secondo me ci soffermiamo un po' troppo sui singoli, ma ricordiamoci che noi rappresentiamo una cosa sola, la Roma, punto. Ed è questa la cosa che voglio sottolineare e sottolineo sempre ai miei calciatori, che non è un discorso individuale ma un discorso sempre di squadra, e noi dobbiamo essere bravi in questo. Menghi, il tempo. Buongiorno, io volevo fare un discorso. Ecco, Kolarov ieri
ci ha detto che la Roma punta, diciamo, alla Champions e sicuramente sarà tra le prime quattro. Poi c'è tutto questo clima che si è creato di mercato con tanti giocatori importanti comunque che possibilmente in uscita, perché comunque il direttore ha ribadito che le offerte le ascolterà. In questa situazione sembra un po' che la Roma abbia mollato i suoi obiettivi. È così? L'hai detto Colo, no? L'hai detto tu. È un tuo pensiero. Ma io credo, cioè, premesso, io non penso che noi scendiamo in campo per poter arrivare ottavi, noni, decimi in classifica. Come io ho sempre detto, e lo dovete dire perché se mi dite il contrario mi incavolo per non dire un'altra parola, io non ho mai parlato di scudetto, giusto? Ho sempre parlato di dar fastidio agli altri e di cercare di migliorare la nostra classifica. È normale che le ultime prestazioni ci dicono ancora di più che dobbiamo lavorare e migliorare, però siamo ugualmente competitivi per andare in Champions. Questa è la risposta più importante. Sicuramente in questo momento parlare di scudetto, non dico che i punti possono dire che lo possiamo ancora fare, ma siamo distanti e abbiamo ancora una partita in meno. Questa sarà una settimana molto importante per definire sia i nostri obiettivi, ma per dare una risposta sia a noi stessi che alla gente, di quelli che siamo veramente. E noi lo dobbiamo fare nel migliore dei modi. Detto questo, si scende in campo demotivati, è assurdo, se no me ne starei a casa io se dovessi pensare a una cosa del genere, con grandissime motivazioni, e non credo che la squadra nell'ultimo periodo abbia mollato perché aveva il desiderio di perdere o di pareggiare con le squadre. Non ha magari avuto inconsciamente o come volete la forza o la determinazione che abbiamo avuto in altre occasioni, ed è una cosa che, su cui abbiamo lavorato, e vi assicuro che è tantissima e psicologica la cosa. E abbiamo lavorato sotto l'aspetto mentale, anche perché con una settimana, l'ho detto prima, di lavoro si fa fatica a spostare tantissimi equilibri tecnico-tattici o fisici. Ok? Abbiamo più recuperato che lavorato quelle che erano un po' le energie che avevamo un po' smarrito nell'ultimo periodo. Prego. Pizzoferrato, Area. Buongiorno Di Francesco. Continuo un po' questo discorso, perché mi corregga se sbaglio, nei momenti, diciamo, positivi di quest'anno, lei poi ha tenuto a dire attenzione perché a Roma, per le sue conoscenze, sponda giallorossa, si tende ad accontentarsi. Ho sentito anche questi che adesso si chiamano i mental coach in una radio, ora non ricordo il nome, che parlando della Roma ha detto la stessa cosa: a Roma sponda giallorossa ci si tende ad accontentare. Allora la mia domanda, non nello specifico ma in generale, è questa: dato che la Roma non vince un trofeo dal 2008, chi gioca nella Roma di che cosa si accontenta secondo lei? No, e io credo che sia, non è questione che uno sia contento, è inconscio, ed è inevitabile che magari si sente molto, ci si esalta, ci esaltiamo, ci esaltate in maniera, secondo me, eccessiva. Si vive di eccessi, perché 20 giorni fa si sentiva parlare di una squadra e di un allenatore di un certo livello. Oggi, dopo 20 giorni, mi sembra di sentire il contrario. Ma voi nella vostra vita vi sentite essere giudicati da 20 giorni in un modo e 20 giorni dopo in un altro, personalmente? O siete meno male sempre gli stessi che hanno? Possono aver magari smarrito per un momento determinati obiettivi o di aver perso un pochino di lucidità, ma non di aver perso la determinazione, quello che si è veramente e quello che si ha dentro. Io credo che lui voglia dire che è un ambiente che può portare a questo. Ma non è che da quando c'è solo Di Francesco, da quando c'è Monci e altri, è un po' l'ambiente generale, che a volte fa anche comodo, perché credo che parlare male sia porta più risultati o più ascolto che parlare bene, e voi lo sapete meglio di me, me lo insegnate. Per quello il concetto è un po' questo, e noi dobbiamo essere bravi a riportare la squadra mentalmente a determinati risultati. Detto questo dell'accontentarsi, noi magari realmente non siamo ancora forti e competitivi a livello delle squadre che ci stanno sopra in campionato. Però non ci dimentichiamo che questa squadra l'anno scorso è arrivata seconda, però è uscita in Champions ai preliminari, sbaglio? Mi sembra che qualcosina di buono abbiamo fatto. Il problema è che non ci dobbiamo accontentare di questo, e sono il primo a dirlo. Sono tutti i giorni, voi mi parlate e vi dico sì, però l'anno scorso siete usciti in Champions e io quest'anno sono andato in Champions. Non lo dico, perché non è corretto, non è giusto, e dimostrerei cosa? Io, in primis, di accontentarmi di quello che è stato un obiettivo fine a se stesso. Invece noi dobbiamo essere ancora più determinati per cercare di andare avanti. L'osservazione che ha fatto il mental coach ci sta, però per parlare le cose bisogna viverle, ed è importante viverle per capirle. Io l'ho vissuta un po' in tutti i modi e cerco nel mio modo di cercare di alzare e di cambiare. Però se ogni volta diciamo tanto Roma è così,
non cambieremo mai. Tanto la politica è così, non cambieremo mai. Ci vuole qualcuno o un gruppo che si muova in una direzione differente e con grandi convinzioni. E io sono convinto di questo, che si può fare, però essendo tanto forti più dentro che fuori. Prego. Pastore, romanista. Buongiorno. Con una partita tanto delicata alle porte, pensa che le voci degli ultimi giorni possano influire sulla prestazione della squadra o quantomeno dei giocatori coinvolti? Io mi auguro di no, ma nello stesso tempo ho cercato di alzare tantissimo l'attenzione a tutti i miei calciatori e prima di tutto alla professionalità nostra, che è la cosa più importante. È l'amor proprio del proprio lavoro. Non dico il senso di appartenenza a una società o una squadra, che è la cosa più importante di tutte per me, perché quando si vive un contesto bisogna sentirsi parte del contesto e della situazione. Però è la prima cosa ed è uno degli argomenti che ho affrontato con i miei ragazzi, perché il mercato ha sempre fatto parte di questo gioco e chi fa questo lavoro sa benissimo l'allenatore e il periodo che odia. Ok? Ci siamo? Chiaro? E il giocatore magari civile lo vive in maniera differente. La forza è far capire a tutti questi ragazzi che sono magari dentro questo contesto, in queste situazioni, di dare solo il meglio di loro stessi e concentrarsi sulla partita. Per quello mi auguro, anzi pretendo che sia così. Zucchelli, Gazzetta dello Sport. Eccomi, buongiorno. Lei ha parlato tanto di aspetto mentale, quindi volevo chiederle come sta Schick sotto questo punto di vista e se a lui magari la settimana di sosta ha fatto bene. Grazie. Purtroppo io non parlo dei singoli solo. La squadra sta sicuramente meglio, che ha affrontato meglio le cose, però su Schick mi fate sempre le solite domande. È un ragazzo che ha bisogno di crescere, è venuto in un ambiente difficile. Sento parlare che deve giocare 4-3-1-2, sento parlare che deve giocare 4-5-3, 4-7-8, due attaccanti in attaccante, ma se uno non è libero con la testa non può giocare da nessuna parte, o perlomeno quando non è entrato in un contesto generale fa fatica a chiamarsi in tutti i modi. Per quello principalmente lui deve ritrovare la condizione se stesso, ha lavorato per questo, poi le risposte, come ho detto prima, le dà solo il campo. Però sono contento di come si è allenato lui questa settimana, veramente. Facciamo l'ultima. Dubaldo, il Corriere dello Sport. Sì, buongiorno. Io avrei un paio di curiosità, ma... Tu non ne hai fatte pure troppo perché sei stato a Lussi e ne hai approfittato, eh? Scherzo, dai. È stato molto interessante quell'intervento che hai fatto. E volevo dire questo. La prima è di carattere logistico. Come pensi di gestire questi tre giorni che la Roma resterà al nord? Come lavorerete? E perché poi avete preso questa decisione? L'altra... Ritornando su Florenzi, no? A me ha dato l'impressione che Florenzi, quando ha di fronte degli attaccanti esterni che lo puntano, va in difficoltà, tipo con Gomez, perché non è proprio nel DNA un difensore. Allora pensando che terzino. Allora un po' fa il terzino. No, in caso di esigenza, in caso di emergenza, può comunque quando c'è bisogno lo fa anche bene. Però considerando che da quella parte c'è Perisic, che comunque è un altro attaccante che lo punta, non sarebbe meglio, cioè stai pensando anche che magari forse è meglio portarlo avanti? Cioè si lavora in un determinato modo. Sai che cos'è, Guido? Che ognuno di noi può avere un'idea e un pensiero di calcio. Però in queste cose qua Florenzi ha sempre fatto negli ultimi anni il terzino. Abbiamo lavorato in questo contesto in tutte le gare, anche con giocatori importanti come Hazard, come altri giocatori che sono girati dalle sue parti, e credo che la squadra abbia fatto sempre bene. Non si lega solo a un giocatore, ma si lega a un movimento generale di squadra. Detto questo, lui potrebbe giocare anche contro Perisic, per me, e ne sono convinto, oppure essere portato in avanti. Ma la mia scelta non si detta tanto magari dall'avversario in questo caso, ma un po' da quello che voglio, un po' più dalla mia squadra che dalla squadra che vado ad affrontare. Per quello invece che riguarda la scelta logistica di rimanere a Milano, l'abbiamo fatta in precedenza di questo periodo un po' particolare e difficile, perché può sembrare quasi un po' punitivo, o no, il contrario.
è stato scelto perché? Perché tornare la sera tardi, ripartire, già si fa fatica a preparare partite. E qua abbiamo scelto per far recuperare meglio i ragazzi, anche per stare anche un pochino più insieme, per andare ad affrontare meglio tante problematiche o per cercare di migliorarle. Visto che abbiamo alle spalle una settimana veramente importante, queste due partite sono molto delicate per noi, siamo anche un po' corti numericamente come giocatori, per quello dobbiamo cercare ancora di essere ancora più compatti. Questa è stata la scelta di questo ritiro, ma che era già stata decisa in precedenza. Grazie a tutti.